Wahey Kuj, ben ritrovati da vostro Andrea Linkman, di questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni. Chiedo scusa in anticipo se oggi porto solo Puni Puni, ma sono influenzato da far schifo e quindi non riesco a giocare altro se non Puni Puni, perché giocare Yo-Kai Watch 3 o qualsiasi altra cosa che vedrete a breve sul canale è impossibile. Sono stato peggio, ma anche stavolta mi è andata abbastanza male. Ad ogni modo, andiamo un po' a vedere l'evento che c'è oggi con le nuove missioni e la nuova moneta Niambo. Accidenti. Chi è questo? Ariya. Natsume? Perché è me. Questi personaggi, bene o male, sono di Shadowside. Ah, nuova stagione forse. Non lo so, non seguo Shadowside, quindi non so proprio. Sembra la classica mappa che abbiamo già visto altre volte su Yo-Kai Watch Puni Puni con l'evento di Shadowside. Ma quindi direi, insomma, di vedere un attimo qui la quest per l'evento. Ah! Interessante, è l'Oajiki Batoru. Quindi, vediamo un po' che bisogna fare. Ok, completare lo stage 4 con... Oh cavolo, questo è il nome, lo sapevo, ma mi sono dimenticato. Vabbè, completa lo stage 4 di quel tizio. Completalo, semplicemente. Completa lo stage 12, Tsuchinoko. Ok, quindi... Innoko, semplicemente. Quindi combatti 5 volte nella Oajiki contro Darkness siamo. Ok. Poi completa lo stage segreto 2 con Inari, che è la volpe che abbiamo visto qualche evento fa. Poi completa lo stage 44 senza usare continua, ovviamente. Gioca 20 volte contro Darkness. Quindi attenzione, 20 volte contro Darkness non significa che dovete batterlo a livello 7, batterlo 20 volte così in generale. E poi gioca attacco al punteggio, e questo è per avere la Niambo Coin. Oh, andiamo a vedere ora le missioni vere e proprie, e anche qui devi... queste comunque sono molto semplici da fare, da quello che vedo già dalla prima. Ok, lo stage 4 crea una combo di 10, quindi quando lo Yo-Kai Puni è grosso 2 o più, se crei tu li fai scoppiare due grossi, inizi a fare una combo. Fai N10 e ti dà appunto 50 punti. Completa lo stage 9 in 80 secondi. Questo pure è facile. Se poi hai un team forte oramai, se giochi da un bel po' di tempo, gli stage più piccoli te li mangi in un attimo. Completa lo stage 12 con solo Yo-Kai di rango B. Quindi anche questo è molto fattibile. La quarta è porta all'Energy Max di Umataro a livello 2. Chi è Umataro, mo? Non lo so, uno nuovo. Completa almeno 3 delle prime 5 missioni, quindi queste qui che abbiamo appena visto, per ricevere appunto un segreto dell'anima mini. Completa tutte e 5 le missioni per ricevere una moneta stella. Poi passiamo allo stage successivo, alla mappa successiva, e vediamo stage 14, fai un danno singolo di 2200 punti. Ovviamente non specifica con quale tribù, quindi va bene una qualsiasi. Completa lo stage 23 con massimo 3 Energy Max. Completa lo stage 26 con solo Yo-Kai di rango A senza usare continua. Questo pure è facile. Completa lo stage segreto numero 2, quindi il secondo stage segreto, con massimo 2 tribù di Yo-Kai, mi sembra che sia scritto. Sì, dovrebbe essere 2 tribù di Yo-Kai. Quindi potete avere solo 2 tribù diverse in squadra, non magari 3 o 4. Quindi o tosti e audaci, o audaci e spaventa tutti, o spaventa tutti e misteriosi, o va bene anche solo una tribù, però massimo 2 diverse, non di più. Colleziona 40 stelle, completa 3 missioni delle 5 di questa mappa, completa tutte quante 5 le missioni della mappa e ti danno una moneta speciale che è molto utile. Se vi capita roba buona, però, se no non è utile per niente. Completa lo stage 29 della terza mappa con almeno il 55% dei punti vita totali. Penso che vada bene anche se vi ricaricate con qualche healer, provate. Completa lo stage 40 con massimo 2 Energy Max. Completa lo stage 42 con solo Yo-Kai di rango A senza usare continua. Completa lo stage segreto numero 3 con una sola tribù di Yo-Kai. Quindi abbiamo Ogre Belt. Ah, l'orologio Ogre.
colleziona 47 stelle della mappa, completa 3 missioni delle 5 della terza mappa per ricevere 2 sfere sacre e, finendo tutte quante le missioni della terza mappa, riceverete un segreti dell'anima mistici, quello supremo che vi dà 3 livelli di energy max se non sbaglio, quindi è molto molto importante. Bene, queste erano le missioni che c'erano appunto per questo evento, sono molto molto facili da eseguire, quindi se avete tempo e voglia vi consiglio di farle. Uno sguardo veloce ai premi, abbiamo a livello 40 abbiamo, oltre appunto al disco dell'Ogerwatch, abbiamo anche Darkness, il re dell'oscurità. Figo. La peculiarità del rango Z è che può arrivare fino al livello 60 e quindi avere oltre 1000 punti di attacco. Certo, la vita è un po' scarsina, ma rispetto ai punti di attacco intendo. Però ci sta. Bene, queste erano le missioni per questo nuovo evento. Mi scuso ancora per oggi che c'è solo questo video, ma davvero registrare con l'influenza è davvero una faticaccia. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente in descrizione i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!